Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che porta tutti i pellegrini dalla Sala San Francesco verso il coro cosiddetto delle Stimmate, ecco, il coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Abbiamo questo testo, Padre Pio, profilo di un santo, di Padre Marcellino Iasenzaniro, che ci aiuta un po' a estrapolare tanti piccoli aneddoti che raccontano la vita di quest'uomo, di questo santo, ma anche di questo frate. Ecco, Padre Marcellino fa un appunto sulla preghiera, la preghiera privata però di Padre Pio. Immaginiamo questo frate che per tutta la giornata aiuta, consola, ammonisce, confessa, celebra, ma poi si ritaglia dei momenti durante tutta la giornata per continuare a pregare. Il suo anelito era sempre quello di riprendere questo colloquio con Dio. Estate 1952, alcuni chierici di teologia vengono incaricati di aiutare i padri dell'ufficio della corrispondenza di San Giovanni Rotondo proprio per smaltire le tante lettere che giungevano a Padre Pio. E tra questi c'ero anch'io, racconta Padre Marcellino Iasenzaniro. Durante questo periodo di lavoro intenso, però, avevamo l'opportunità di vivere con Padre Pio, perché bisognava stare con lui per passare determinate risposte da dare alle persone che scrivevano, ma anche pregare con lui, partecipare alla piccola ricreazione, lui presente, protagonista, e soprattutto anche poterci confessare da lui. Allora, alla vigilia della nostra partenza, per far ritorno al nostro convento, uno di noi, padre Vito Bonsante, di felice memoria anche lui, incontrò nei corridoi Padre Pio, che, avendo terminato le confessioni delle donne, si portava così verso il coro, per raccogliersi ai piedi del crocifisso. Padre Vito chiese di confessarsi. Il padre, rammaricato, rispose: «Ora devo andare a pregare». Il giorno dopo salutammo Padre Pio, che ci ringraziò baciandoci affettuosamente. Fra Vito, come meravigliato da tanto affetto espresso da Padre Pio, disse con molta semplicità e spontaneità: «Padre, adesso mi abbracciate, ma ieri non avete neanche voluto confessarmi». «E Padre Pio, sì figlio mio, ma io devo anche pensare all'anima mia». Una testimonianza quasi simile di Padre Antonino Di Iorio, che risale al 1947, quando, saputo che Padre Pio alle ore 16 in punto usciva dalla sua stanza per andare a pregare, lo aspettai nel corridoio. È Padre Antonino che scrive: «Appena uscì gli chiesi: "Padre, mi faccia la carità di confessarmi". Lui mi guardò e, avviandosi verso il coro, disse: "A quest'ora io non confesso nessuno". Lo seguì, il padre si mise al suo solito posto ed io mi inginocchiai in un angolo a recitare il Santo Rosario. Dopo un quarto d'ora mi guardò con voce affettuosa e disse: "Beh, che vuoi?". "Padre, vorrei confessarmi", rispose. Lui mi guardò ed, avviandosi verso il coro, disse: "A quest'ora non confesso nessuno". Lo seguì, il padre si mise al suo solito posto ed io mi inginocchiai in un angolo a recitare il Santo Rosario. Dopo un quarto d'ora mi guardò con una voce affettuosa e disse: "Beh, che vuoi?". "Padre, vorrei confessarmi", risposi. "E vieni allora", soggiunse. Così si alzò, entrò in biblioteca, che all'epoca era accanto al coro, e con affabilità mi confessò. "Ammirai", scrive padre Antonino Di Iorio, "ammirai in Padre Pio l'esattezza dei suoi orari di preghiera e nello stesso tempo il suo spirito di carità con cui sapeva trattare i confratelli".